Serie B Win. Appassionati. Appassionati della Serie B Win, buon pomeriggio da Giampiero Foglia Manzillo, 31esima giornata del campionato cadetto allo stadio Rigamonti. Il Brescia prova a verificare le proprie ambizioni di playoff. Le ultime tre partite hanno portato 7 punti alla squadra di Calori. Fischia Pinzani. Pallone messo in mezzo, Cepitelli in qualche modo, il miracolo di Lamanna. Il recupero di Ghezal, si coordina col destro, il vantaggio della Bari, la rete dell'1-0 dopo 13 minuti di partita. Il destro a giro di Abdelkader Ghezal, prima rete per lui in questo campionato. Si sblocca il punteggio a Rigamonti, Bari 1 Brescia 0. Si continua a giocare però con Scaglia, palloni sul fondo, il drop di Gigi Scaglia. Fischia Pinzani, il tocco, la battuta col destro, pallone larghissimo, schema allo scarico di prima, dentro a cercare Caracciolo, posizione regolare per lui, dal fondo adesso prova a puntare Andrea Rossi, area di rigore col mancino, decisamente fuori bersaglio, si coordina per il cross, lo effettua, pallone dentro, sul fondo sulla girata di Corvia. Dall'altro lato il suggerimento a beneficio di Fausto Rossi, pallone dentro, palla fuori di un soffio. Mette il pallone sul secondo palo, Scaglia a far da sponda, Corvia! Il pareggio del Brescia dopo 9 minuti, stavolta Daniele Corvia non fallisce e va in doppia cifra, decimo gol in stagione per lui. Al Rigamonti torna la parità, 1-1 tra Brescia e Bari. Controlla il pallone, Malino riesce comunque a rimediare, ancora da Prelà, indietro per Budel, il cross di prima, Sciaudone a vuoto, defendi, sul destro provato da Finazzi, pallone largo. Ghezal lancia lungo a cercare Caputo, posizione regolare, area di rigore, Caputo col destro, la chiusura di De Maio. Dall'altro lato intanto Finazzi per Scaglia. Corre a destra Zambelli, Scaglia cerca spazio col sinistro, pallone largo. Cerca il dribbling a rientrare, area di rigore, il tocco per Fedato, liscia, ci riprova col mancino, sporca la traiettoria, defendi, palla che termina sul fondo. Riparte il Bari con Caputo, buono il suo controllo adesso, va in uno contro uno con Zambelli, Caputo contro Zambelli, limite dell'area, Caputo, Caputo con il destro, pallone fuori. La battuta dentro, la parata a terra di Lamanna sul colpo di testa di Mitrovic. Non c'è più tempo, arriva il triplice fischio di Pinzani al Rigamonti, finisce 1-1 tra Brescia e Bari.